chieder niente, che io non so che dire, che io di risposte non te ne so dare. Questo futuro incerto, senza prospettiva, questo presente. Tante sono le cose che avrei. E se non c'è più tempo, continuo a cercare. La mostra non ricostruisce soltanto la sua vicenda umana e professionale, culminata nell'uccisione a opera della mafia di Livatino, ma mette in luce come il giovane giudice, alla luce di una fede profonda, abbia saputo fare della sua vita ordinaria qualcosa di straordinario, svolgendo il suo lavoro come servizio al bene comune a difesa della giustizia e della dignità umana. Ad osservarlo l'arcivescovo di Salerno, Campagna e Acerno, Monsignor Andrea Bellandi. Sarà in esposizione fino al prossimo 20 marso al Tempio di Pomona la mostra Sub tutela Dei, dedicata al Beato Rosario Livatino, il magistrato agrigentino ucciso dalla mafia il 21 settembre del 1990 e programmato beato da Papa Francesco il 9 maggio 2021, in quanto martire della fede a causa della giustizia. Livatino è un esempio non soltanto per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto, per la coerenza della sua fede e il suo impegno di lavoro e per l'attualità delle sue riflessioni. Aveva detto così Papa Francesco il 29 novembre 2019. La mostra, oltre alla figura del giudice, mette in rilievo anche l'esemplare figura di Piero Nava, il testimone oculare che, pagando un prezzo altissimo, permise l'arresto di tutti gli assassini e dei mandanti e documenta attraverso alcune lettere il cammino di ravvedimento e conversione degli assassini. All'inaugurazione del 14 marzo, come detto, è stato presente anche il Monsignor Bellandi che, il 19 marzo alle ore 19, nella cripta del Duomo di Salerno, celebrerà una messa in memoria del Beato Rosario Livatino. La mostra è approdata a Salerno grazie al contributo della Libera Associazione Forense. Più vento, andiamolo a sognare. Lasciami disteso che vorrei guardare prima di morire ancora in faccia il sole. E non è più l'estate, viene già l'autunno, mentre sta arrivando questo lungo.